Dal 27 giugno al 13 settembre, con il servizio privato per la Riviera Adriatica di Bonomi Autonoleggi, ti veniamo a prendere sotto casa e ti portiamo nelle più belle località della Riviera Romagnola. Seguici su Facebook alla pagina Bonomi Autonoleggi. Dov'è finita Yuskra? È la domanda che i suoi genitori si pongono ogni giorno e che continueranno a porsi fino a quando qualcuno non riuscirà a dare loro delle risposte, una condanna alla loro a vita. Della bambina autistica bengalese sparita nel nulla il 19 luglio del 2018 durante una gita a Serle, in Valsabbia, nessuno ha più saputo nulla. Passato al setaccio per mesi, l'altopiano di Cariadeghe, nell'ipotesi più probabile che la piccola si fosse persa tra i boschi e fosse caduta in una delle molte grotte carsiche della zona, le indagini non avevano escluso nessuna pista. I genitori della bambina pensavano ad un rapimento, ma nessuna traccia ha mai confermato questa ipotesi e a distanza di tempo la Procura di Brescia ha chiuso le indagini ipotizzando la morte della bambina. Indagata per omicidio colposo, l'educatrice della FOPAP, la Fondazione Italiana Assistenza Psicodisabili, che quel giorno aveva in carico Yuskra insieme ad altri ragazzi disabili. Secondo la ricostruzione della scomparsa, fatta dagli inquirenti fin da subito sulla base delle testimonianze, la bambina, affetta da autismo, durante la gita si sarebbe improvvisamente messa a correre verso gli alberi e gli operatori l'avrebbero inseguita, perdendola però presto di vista nel bosco. A complicare le ricerche, la zona impervia, difficile da raggiungere, isolata, senza copertura telefonica. Inutile e disperati tentativi di centinaia di soccorritori e ricercatori che per settimane, insieme al padre della piccola, hanno setacciato la zona. A distanza di 2 anni si chiude il processo di primo grado. Dopo il maxi risarcimento della FOVAP alla famiglia, i genitori di Yuskra hanno accettato il patteggiamento e la conseguente condanna ad 8 mesi per l'educatrice della FOVAP responsabile della gita.